Ben trovati ad Aperi News da Francesco Bianco, ben trovati a questo quarto d'ora insieme a noi ed oggi abbiamo il piacere di avere in studio Dario Pistorio di Fipe Confcommercio, che salutiamo. Salve. Con il quale chiaramente non possiamo non parlare del momento che sta attraversando la nostra città di Catania dal punto di vista anche insomma, degli esercizi, dei ristoratori, insomma un momento che possiamo fotografare come dopo, voglio dire, i tanti momenti di crisi che chiaramente il settore soffre, non solo chiaramente in Sicilia, forse a queste latitudini in maniera un po' più influente. Pistorio. Allora, intanto grazie. Allora, diciamo che la fotografia rispetto naturalmente degli altri anni del post-Covid è sicuramente positiva, ma non abbiamo raggiunto i livelli del 2019. Anche se c'è stato questo grande incremento, ma i postumi del Covid anche per le aziende del nostro settore sono state molto alte. Infatti c'è un'alta mortalità di pubblici esercizi, anche se c'è un ricambio, chiamiamolo così, di nuove aperture. Da un lato si chiude e dall'altro si apre, ma il gap di differenza purtroppo ancora è negativo. Diciamo che però tutto sommato il turismo nella nostra città, che è sempre un turismo mordi e fuggi, esiste, c'è e comunque è sempre in incremento. Speriamo che questa stagione estiva diventa ancora di più fortemente in aumento, in maniera tale che i nostri fatturati e comunque le nostre aziende possano ulteriormente respirare e avere naturalmente il maggiore assorbimento di guadagno rispetto a quello che le sono state le perdite in questi anni. Ecco, ma si dice, si percepisce più che altro che dopo momenti gravosi per la città di Catania, inutile negarlo, nell'ultimo soprattutto insomma decennio, anche per i guai finanziari della città di Catania, sembrerebbe esserci una sorta di volontà magari di ripresa da tanti punti di vista. Come Dario Pistorio giudica il lavoro? Finora non è tantissimo, chiaramente parliamo del maggio del 2023, l'insediamento della giunta retta dal sindaco Enrico Trantino, però cominciano a passare già diversi mesi, si può fare un primo bilancio su un'eventuale ripartita di Catania e dove andare a correggere cosa, se potesse dare qualche consiglio al sindaco? Allora, intanto premetto che questo sindaco per me è veramente un sindaco, diciamo, per bene, una figura molto anche importante, supportata da un partito e comunque anche da un'alleanza molto forte, tant'è vero l'abbiamo visto dai risultati. Sì, si vede che lui sta cercando insieme all'amministrazione di portare avanti determinate idee e sta cercando anche di fare delle nuove azioni. Però devo dire, la cosa che un po' mi lamento è quella là del fare ma non concordare con i corpi intermedi. I corpi intermedi, naturalmente le associazioni, prima di essere interpellati alla fine, cioè quando il progetto è finito, io, per esempio parliamo di chiusure, ecco, di alcune parti della città, sì, tipo Piazza Mazzini, sì, o si è deciso di chiudere Castello Ursino, si fa cose fatte, ci ritroviamo gli esercenti che vengono a casa nostra a dire ma siamo stati chiusi, non succede questo, sì, e ci hanno promesso, eccetera. Cioè il discutere e il trovare la giusta proporzione anche sulle chiusure e come si deve chiudere, penso che essendo noi sulla strada riusciamo sicuramente a dare non solo dei consigli, ma cercare di mediare tra l'attività che in questo momento è aperta in quella zona e l'amministrazione che ha la volontà di. Io dico sempre che per esempio le chiusure sicuramente hanno un beneficio, sì, ma se non abbiamo il collaterale, chiudere tout court
poi succede che invece diventa un boomerang per le attività che sono là dentro, che purtroppo poi potrebbero soffrire gravemente e trovarci in grandi difficoltà. Quindi quello che sostanzialmente Pistorio chiede, facciamo anche un piccolo passo indietro, quanto avvenne anche in una recente puntata, sempre da sottoscritto condotta di Aperi News, quando abbiamo avuto il segretario della CISL di Catania, del sindacato, Maurizio Attanasio, che sottolineava proprio questo aspetto. Non vi siete chiaramente d'accordo. Dice sì, notiamo un grande impegno da parte di questa amministrazione, però manca forse quella giusta interlocuzione che arrivi magari prima di mettere poi direttamente a scatola chiusa determinati atti. Quindi quello che va detto a questa amministrazione è avere un'interlocuzione maggiore, perché le lamentele che ricevete sono soprattutto sono queste. Sono molto forti, perché preparare anche un'attività che può essere sicuramente, come dico prima, di beneficio per determinate cose, ma noi notiamo che mancano di supporto per tutta una serie di, per esempio, io la prima cosa che mi viene in mente sono stati i parcheggi, sì, che purtroppo il catanese è abituato in una certa maniera, ma non si è trovata la soluzione immediata del parcheggio in prossimità, o comunque bus navette o altro che potrebbe avvantaggiare la chiusura di quella zona tout court. E poi il problema anche dei rifornimenti, perché questi esercizi che lavorano prettamente la notte hanno alcune volte delle esigenze anche di fornitori che non possono consegnare ad orari che vengono stabiliti, e si ritrova la difficoltà. La mediazione sarebbe questo, come in altre zone tipo Via Umberto, sì, dove abbiamo avuto delle segnalazioni che non è chiusa al traffico, ma anche lì c'è un progetto di idee, sì, eccetera. Quello che si lamentano i commercianti, e comunque quello che abbiamo notato, è che con i cordoli che ci sono, sì, quando si deve andare a scaricare della merce a certi orari o a certe cose, non ci sono le zone dove poter sostare in prossimità degli esercizi o comunque anche dei commercianti. Non ci sono i posti, gli stalli liberi per poter avere la capacità di mettersi un furgone, un camion, per poter scaricare la merce. Dunque, mettiamo i cordoli, si chiude, si crea l'ingorgo, la gente si lamenta, non sosta, e perciò abbiamo tutte queste problematiche che secondo me si devono obbligatoriamente discutere con il sindaco, con l'assessore alle attività produttive, eccetera, perché se no si arriva a un collasso, o comunque si arriva a delle frizioni che secondo me questa amministrazione non merita. Ecco, mancano 6 minuti, per così dire, al nostro stop nella nostra trasmissione odierna di Aperi News, e volevo chiedere a Pistorio, visto che conosce bene chiaramente anche il discorso, diciamo, più regionale, da questo punto di vista la città di Catania come si pone rispetto ad altre realtà, dal punto proprio di vista della interlocuzione anche con le altre parti istituzionali? Cioè, c'è una città che dal punto di vista delle relazioni, del commercio, del dialogo, va meglio delle altre? Catania come sta da questo punto di vista? Può emulare altre realtà? Dire che non dico che altre amministrazioni si equiparano, io sono più bravo, sì, ho altri, i miei colleghi dico, sono più bravi. Dico, ci sono isole felici, questo ci sono dire. Ci sono delle piccole realtà che sicuramente sono rispondono meglio, forse, sì, le piccole realtà hanno problematiche diverse, perciò io dico anche piccole province che riescono ad avere... Cioè, per quello che sa Pistorio, problematiche simili a quelle di Catania, esistono, evidentemente Palermo, ci sono anche a Palermo, eccetera, dove c'è la movida, abbiamo le stesse problematiche, interlocuzione alcune volte perché i residenti forzano, perciò ci sono determinate cose. Secondo me si deve mettere una linea retta, ed è giusto che si fa così da parte dell'amministrazione, ma da parte nostra, secondo me, si deve andare a chiedere una serie
di servizi collaterali che sono importanti per la vivibilità della città, ma soprattutto per lo sviluppo delle attività che soffrono in ogni caso, se no come proporzionalità anche di acquisizione di personale, perché sappiamo benissimo che poi alla fine ne godono certo, tutti. Certo, Movida mi fa venire in mente sicurezza. Sicurezza mi fa venire in mente i tanti episodi che per esempio a Palermo capitano, dove si parla addirittura di mala Movida. Catania da questo punto di vista, io ti devo dire che da quando c'è il nuovo questore, un plauso al si è ripristinato ecco, molto questo senso di sicurezza sia da parte del cittadino che anche da parte degli esercenti. Devo dire un plauso, probabilmente un accordo anche tra il nostro sindaco che ha richiesto determinate forze e questo nuovo questore che è riuscito ad avere, perché so che sono arrivati qua diverse unità. E si sente questo senso di sicurezza. Io proprio appena insediato questo questore dicevo la divisa fa già deterrente, perciò se una divisa comincia a circolare, quindi anche l'esercente si sente più sereno, si sente più sereno e più sicuro. Su questo non c'è dubbio, cioè il cambiamento lo notiamo rispetto ad altre città siciliane, vedi Palermo, che invece purtroppo fino a qualche giorno fa ho sentito che c'è stato l'aggressione addirittura di uno che voleva spostare la macchina, poi sindacalista, eccetera. Perciò i casi chiaramente non mancano. Quindi che 2024, siamo sostanzialmente all'inizio dell'anno, che 2024 immagina per il vostro comparto, allora, Dario Pistorio, sia per Catania ma anche in una fotografia magari più regionale. Cosa dobbiamo aspettarci? Nella realtà catanese sicuramente lo vedo in senso positivo su tutti i campi. Quello che desidererei oggi dalla nostra amministrazione, oltre all'interlocuzione anticipata di tutto, è un'evoluzione che si sta cercando di farla in maniera anche un po' più forte su quelli che sono i servizi al consumatore, ma soprattutto anche alle aziende, quindi anche la spazzatura, tra virgolette. Qui abbiamo proprio la prossima settimana un incontro con l'assessore Tomarchio proprio per capire un po' quale problematiche ci sono. Rispetto a tutto quello che è poi il quadro siciliano, anche lì ci sono, anche qui Isole Felici, vedi Modica, vedi anche Palermo, Concefalù, eccetera, dove Taormina, dove ci sarà, si prevede uno sviluppo addirittura del lusso, perciò un aumento del ticket scontrino, chiamiamolo così, dei benefit. Sicuramente la Sicilia è in grandissima ripresa e di beneficio naturalmente la ricaduta dei pubblici esercizi che siamo il biglietto da visita avrà sicuramente un benefit tale che anche quel turnover che parlavo prima dei pubblici esercizi dovrebbe abbassarsi in maniera tale da avere delle realtà migliori e qualificate. Benissimo, noi siamo arrivati sostanzialmente al termine del nostro appuntamento con Aperi News, ringraziando Dario Pistorio di Fipe Confcommercio e magari ridandoci eventualmente appuntamento anche magari prima poi delle stagioni, diciamo, anche e più calde, primaverili ed estive, perché quello anche poi del turismo legato anche al mondo, per esempio, della ristorazione in Sicilia è sempre importante. Grazie a Dario Pistorio. Grazie. Appuntamento al prossimo Aperi News.